Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Sorelle e fratelli carissimi, celebriamo in questa domenica la festa della Pentecoste, la festa dello Spirito Santo. Ed è questo il motivo che ci ha portato nella piccola chiesa di Villa Tucci, una frazione di Crecchio, perché in essa è conservato il quadro raffigurante la Pentecoste che potete vedere alle mie spalle. Lo Spirito Santo è protagonista della vita della Chiesa e della Sacra Scrittura. Nella Bibbia, fin dalla prima pagina, si parla di esso. Lo Spirito aleggiava sulle acque, ci dice il libro della Genesi, e se ne parla fino all'ultima pagina. Nell'ultimo capitolo del libro dell'Apocalisse, infatti, è scritto che la sposa e lo Spirito dicono: «Vieni», e il Signore dice: «Ecco, vengo presto». Ma certamente lo Spirito che fu presente nella vita dei patriarchi, nella vita dei re, dei profeti, dei giudici, di tutti i giusti dell'Antico Testamento, trova la sua più piena dimora in Gesù di Nazaret. È lì, nella persona di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, che lo Spirito può manifestarsi nella sua pienezza. E lo Spirito Gesù non lo tiene per sé, lo trasmette ai suoi apostoli, lo trasmette ai suoi discepoli, lo trasmette a ciascuno di noi. Ed esso, lo Spirito, la vita stessa di Dio, è il dono della Pasqua. Nella vita di Gesù tante volte ancora si parla dello Spirito. Quando egli inizia la sua vita pubblica, l'Evangelista Luca, che è anche l'autore degli Atti, ci dice che lo Spirito del Signore era su di lui quando parlò nella sinagoga di Nazaret. E poi, durante la sua predicazione, Gesù fece cenno allo Spirito quando disse: «Sono venuto per portare un fuoco sulla terra, e come vorrei che questo fuoco fosse già acceso». Ma è nella Pasqua, nel mistero della Pasqua, che lo Spirito viene effuso e donato in pienezza. Nel Vangelo di Giovanni, questo discepolo amato da Gesù afferma che nel momento della morte Gesù consegnò il suo Spirito. Non scrive «spirò», come l'Evangelista Marco, ma «consegnò il suo Spirito». Quindi nel momento della morte
Gesù consegna il suo spirito a tutti quanti noi. E poi, la sera del giorno di Pasqua, come ci ricorda il Vangelo della festa di oggi, tratto sempre da Giovanni, che noi non abbiamo letto perché lo abbiamo già ascoltato nella seconda domenica di Pasqua, Gesù stette in mezzo a loro e, alitando su di loro, disse: ricevete lo Spirito Santo. Allora, lo Spirito è il dono della Pasqua, che trova una lettura teologica e il suo compimento nella conclusione del tempo della Pasqua, che è appunto la Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. Questo giorno per gli ebrei rappresentava non soltanto una festa agricola, come era alle origini, un ringraziamento per i frutti della terra che si cominciavano ad intravedere, ma era il ringraziamento a Dio per il dono della legge, quel dono che aveva fatto del popolo degli ebrei un popolo privilegiato in mezzo a tutti gli altri popoli, un popolo invidiato da tutti proprio per la saggezza e la sapienza contenuti nella Torah. La legge, la Torah, erano come una freccia che indicava la strada, ti diceva qual era la direzione da dare alla tua vita, ti diceva quali erano i punti più complicati, più difficili della tua vita in cui dovevi stare attento. Qual era però il limite della legge che non ti dava la forza per poterla osservare? Se possiamo fare un esempio medico, la legge è come quando facciamo una radiografia. La radiografia ci dice che casomai abbiamo fratturato il braccio, abbiamo fratturata una gamba, ma non ci cura la frattura che abbiamo. È come se facciamo una risonanza magnetica, una TAC, evidenzia eventualmente una malattia, ma non ce la cura. Perché la malattia, la frattura possa essere curata, abbiamo bisogno di un dono speciale, abbiamo bisogno di una vita nuova, di qualcosa che viene dall'alto. Ed infatti il brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato ci dice che lo Spirito Santo scende dall'alto. Del resto Gesù lo aveva detto parlando con Nicodemo: occorre rinascere dall'alto. Ciò che è nato dalla carne, cioè è fragile, è destinato a finire, è destinato a consumarsi. Ciò che invece è vita viene dall'alto. E allora lo Spirito giunge a noi dall'alto, non può venire dalla nostra natura, non ce lo può regalare nessuno, uomo o donna come ciascuno di noi, deve essere un dono che viene dal Signore. Infatti, se noi aspettiamo che un cespuglio di rovi produca uva, pur zappandogli intorno, innaffiandolo, coltivandolo con attenzione, aspetteremmo invano. Potrebbe fare, con tutte le nostre cure, delle spine più grandi, più pungenti, ma non potrebbe mai darci uva. Perché un cespuglio di rovi possa dare uva, deve avere la sua natura trasformata, la sua natura cambiata. Così è per ciascuno di noi. Se lasciamo comandare ciò che viene dalla terra, se lasciamo comandare i nostri istinti, la nostra natura umana, noi non ci comporteremo mai come vuole il Signore. Ci comporteremo bene con chi ci vuole bene, ma ci comporteremo male con chi ci vuole male. Non riusciremo mai a porgere l'altra guancia a chi ci ha dato uno schiaffo. Non riusciremo mai a dare la tunica a chi ci aveva rubato il mantello. Non riusciremo mai a perdonare coloro che in un qualche modo ci potessero aver offeso. Risponderemo agli insulti con gli insulti, risponderemo al male col male. Gesù, attraverso il dono del suo Spirito, ci cambia la nostra natura, ci trasforma in creature nuove. E Luca,
per presentarci la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, utilizza le stesse immagini che nell'Antico Testamento avevano accompagnato la manifestazione della legge, il dono della legge al popolo sul Monte Sinai. Prima di tutto un rumore, come di vento impetuoso. Infatti in ebraico la parola utilizzata è ruah, che non è un venticello leggero, ma è proprio un vento gagliardo, un vento che, come ci dice la Bibbia parlando di Elia sul monte Horeb, quando riceve la visione di Dio, addirittura è capace di spaccare le rocce, un vento che fa rumore, che ci incute timore. Certo, il vento non può riempire una casa, ma è l'immagine che noi dobbiamo cogliere. Quando arriva questo vento impetuoso, scompiglia tutto, cambia proprio le carte in tavola, trasforma la realtà. E nel Vangelo ci sono moltissimi episodi che testimoniano l'arrivo di questo vento che capovolge completamente la vita di una persona. Voglio però presentarvi un solo caso, molto famoso, il caso di Zaccheo, il capo dei pubblicani nella città di Gerico. Lui, che era così incuriosito da Gesù da salire su un albero per poterlo vedere, accoglie Gesù nella sua casa e dopo il pasto condiviso con Gesù dice: «La mia vita è cambiata. Se prima avevo rubato a qualcuno, adesso gli restituisco 4 volte tanto. E se prima dei poveri, di chi ha bisogno, non mi interessava nulla, adesso la metà dei miei beni la do ai poveri». La discesa dello Spirito Santo attraverso Gesù in quella casa trasforma la vita di Zaccheo, la vita della famiglia di Zaccheo. E poi scendono lingue come di fuoco. Anche il fuoco è un'immagine che rappresenta la presenza del Signore nell'Antico Testamento, in modo particolare nel roveto ardente, quel roveto che bruciava ma che non si consumava, proprio per esprimere l'eternità e l'incorruttibilità di Dio. Quando Mosè si avvicina per rendersi conto di questo fenomeno speciale, sente una voce: «Togliti i calzari, questa è terra sacra, qui c'è la mia presenza». E poi il popolo degli ebrei, mentre usciva dall'Egitto attraversando il deserto, era guidato da una colonna di fuoco che lo precedeva e lo illuminava. E infine, soprattutto, sul monte Sinai, quando Mosè ricevette la legge dal Signore, il fuoco era presente, tanto che sotto forma di fuoco il Signore scese sul monte. Quindi vedete, cari fratelli e care sorelle, come le immagini che usa Luca sono le stesse che accompagnavano la manifestazione di Dio nell'Antico Testamento. E il fuoco dello Spirito produce ciò che produce il fuoco naturale: scalda, purifica, brucia ciò che non deve più esserci. Quali sono gli effetti della presenza dello Spirito su Maria Vergine e gli Apostoli? Gli effetti sono che cominciano a parlare lingue nuove, ma forse occorrerebbe dire che iniziano a parlare una sola lingua nuova, quella dell'amore, quella che tutti possono comprendere, a qualunque popolo appartengano e da qualunque parte del mondo vengano. La lingua nuova dell'amore è il linguaggio universale, è il linguaggio nuovo che toglie quello vecchio, quello dell'aggressività, quello della violenza, quello dell'insulto, quello che vediamo tante volte su qualunque dei nostri canali televisivi, siano dibattiti politici,
siano discorsi sul nulla come tanti talk show, c'è aggressione degli uni sugli altri, ognuno parla sopra l'altro. Quella persona che ti sta di fronte non è considerata come un fratello, è considerata come un nemico da zittire, come qualcuno da mettere all'angolo. Lo spirito trasforma il nostro linguaggio, ci fa essere fraterni nel modo di presentare le nostre opinioni e anche se dovesse esserci divergenza, comunque c'è rispetto reciproco. E poi lo spirito, oltre a produrre il linguaggio nuovo, dà la forza, la capacità di annunciare e testimoniare il dono della Pasqua, proprio questa vita nuova che lo Spirito è venuta a portare. Ed infatti gli apostoli che erano ancora rinchiusi nel cenacolo, che erano ancora impauriti e tremanti di fronte ai rischi che si potevano correre uscendo, aprono le porte del cenacolo e cominciano la loro missione da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. E così tutti i popoli, ascoltandoli, possono avere testimonianza delle grandi opere di Dio. Ciò che hanno fatto gli apostoli 2000 anni fa, oggi tocca a me e a voi farlo. Perché lo spirito che hanno ricevuto loro lo abbiamo ricevuto anche noi nel battesimo, nella cresima, nel matrimonio, nell'ordinazione sacerdotale. Abbiamo quindi la stessa capacità, abbiamo la vita nuova che viene dall'alto, che ci permette di avere il coraggio di fare tutto quello che il Signore ci chiede e di portare i frutti nuovi dello Spirito che è in noi. Auguro a tutti una bella conclusione del tempo pasquale con questo giorno di festa dedicato allo Spirito Santo. Auguro a tutti quanti noi, a ciascuno di noi personalmente, a tutte le nostre comunità, di essere uomini e donne nuove con il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto per creare una Chiesa nuova, per creare una società nuova.